Oggi si conclude il Festival Bottom Up. Siamo qui sotto la Mole proprio perché è illuminata con i colori della Fondazione per l'Architettura e il logo di Bottom Up. È un momento importante per festeggiare col nuovo CDA di Fondazione il traguardo del Festival dell'Architettura 2019-2020, dove è stato un grandissimo risultato in quanto almeno l'80% dei progetti sono stati finanziati. 8 hanno raggiunto il goal ed è stato raggiunto 115.000 euro. I progetti che hanno vinto è Cortile Mondo, Spiga Forno Sociale, Walking Coming, che sarebbe il carcere minorile, Mira Orti, Una Pietra Tira l'Altra, Cortili, Hear Me e Siamo Freschi 10x10. Questo traguardo è stato possibile grazie a delle donazioni speciali che sono state effettuate dal Consiglio Nazionale degli Architetti, la Fondazione di Compagnia di San Paolo, la Consulta Torino, l'Idrocentro e la Fondazione per l'Architettura di Torino. Ma non ci fermiamo qui, perché nei prossimi mesi saremo a fianco a questi bellissimi progetti per accompagnarli e seguirli fino alla loro realizzazione. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono particolarmente orgoglioso di questo Festival di Architettura che va a concludersi. Perché sono orgoglioso? Perché questa volta la comunità dell'Ordine della Fondazione è riuscita a raggiungere un grande obiettivo. Io porto sempre avanti la professionalità degli architetti torinesi e questa sicuramente non manca ed è un'eccellenza della città e non soltanto, ma a volte deve coniugarsi con l'opportunità di lavoro. Ecco, questo festival ha unito queste due esperienze, quindi la cultura dell'architettura e l'opportunità di realizzare veramente le opere degli architetti. Questo spero che sia soltanto l'inizio di quello che io predico sempre dal punto di vista politico e professionale, che è il partenariato pubblico-privato, molto usato nelle altre città europee e pochissimo a Torino. Questo deve essere l'inizio di una grande esperienza che possa continuare in futuro. Intanto colgo l'occasione per un grande abbraccio e di augurio di buon Natale e buone feste a tutti.